Inaugurato nell'azienda ospedaliera Marche Nord il secondo caschetto anti-alopecia per la prevenzione della caduta dei capelli dopo i trattamenti chemioterapici. Lo strumento, già in uso per le pazienti, è stato posizionato nello stabilimento di Muraglia dell'azienda ospedaliera. L'utilizzo del sistema del macchinario DiniCap permette al medico oncologo di prevenire la perdita di capelli durante la chemioterapia attraverso il raffreddamento del cuoio capelluto, ottenendo ottimi risultati nel 70% dei casi. Con questo sistema computerizzato e refrigerato noi riusciamo a portare il cuoio capelluto a 3 gradi e chiaramente è un percorso graduale, c'è una preparazione di un'ora e mezza, poi c'è tutto il periodo di infusione del farmaco che viene sempre infuso a una temperatura del cuoio capelluto di 3 gradi in modo che la vasocostrizione non dà danni ai bulbi peliferi e poi c'è un ritorno alla normalità. Il secondo macchinario arrivato in regione è stato fortemente voluto per agevolare al meglio i pazienti ed evitare spostamenti tra i vari presidi, collocando Marche Nord tra le eccellenze in questo tipo di specializzazione. Lotta ai tumori non significa solo investimento tecnologico, ma significa anche umanizzazione. E Marche Nord sta lavorando sui due versanti, umanizzazione e tecnologia. Il macchinario è stato finanziato grazie al sostegno della Regione Marche, che ha sbloccato e investito milioni di euro in macchinari di ultima generazione a vantaggio del paziente e delle cure. Sono piccoli presidi di grandissimo valore, oltre alla presenza Fano, adesso anche nella struttura di Pesaro è possibile utilizzare questa tecnologia. Credo che sia il segno di una sanità che guarda sempre con maggiore attenzione la persona, all'umanizzazione dei propri servizi, a tenere insieme un'alta qualità professionale con la cura delle piccole cose.